Padova già scontro salvezza, Padova Juve Stabia, Massimo Zennaro. Eh sì, è l'ultima contro la penultima, le due peggiori difese del torneo, solo la decima di campionato, ma Padova Juve Stabia è già una partita decisiva e dopo la brutta sconfitta nel derby con il Cittadella, seguita una settimana agitata con l'ormai ex capitano Trevisan legati ai Raimondi multati dalla società. Juve Stabia che fa più punti fuori che in casa, ma come il Padova è in una situazione molto delicata anche per... Scusa, Avellino già in vantaggio. Sì, anche per Piero Braglia, oggi squalificato alla panchina, è traballante. Le formazioni 4-3-1-2 per il Padova, Colombi in porta, Santa Croce, Benedetti, Perna e Modesto in difesa, Jelinic, Cuffa e Osugi a centrocampo, Pasquato dietro le due punte, Melchiorri e Ciano. E dopo 5 giornate torna Mezzavilla nella Juve Stabia e che propone il 3-4-3 con Calderoni tra i pali, Martinelli, Di Nuccio e Murolo in difesa, Vitale, Scozzarella e Mezzavilla e Zampano a centrocampo, Sou di Carmine, Dioppi in attacco, arbitra Pairetto, Di Michelino, assistenti Ranghetti e Di Francesco. Il cielo è coperto, temperatura attorno ai 19 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, scarso il pubblico, meno di 5.000 persone con una piccola rappresentanza campana. Studio favore delle Pescara Latina. Padova in vantaggio, scusami, 23esimo, Melchiorri, colpo di testa, Padova 1 Juve Stabia 0, a te. E qui siamo al 24esimo, il Padova è passato in vantaggio, Padova 1 Juve Stabia 0, c'è stato un cross dalla tre quarti sinistra in mezzo all'area, colpevolmente libero, Melchiorri ha sfiorato la palla che si è infilata nell'angolo basso alla sinistra del portiere della Juve Stabia Calderoni. Era un periodo però che il Padova stava attaccando con insistenza, c'erano state già due occasioni per la squadra di casa, la prima con Pasquato in area, non è riuscito a trovare il tempo per girarsi di fronte all'uscita del portiere avversario, e poi c'era stato ancora un cross pericoloso in area che aveva trovato impreparata la difesa della Juve Stabia, ma il pallone appena troppo arretrato era uscito dall'area di rigore, fino al 24esimo quando con il cross la palla appena sfiorata da Melchiorri è finita nell'angolo basso. Quindi 25 minuti giocati, Padova 1 Juve Stabia 0. Linea allo studio. Torniamo a Crotone Lanciano. Il pareggio della Juve Stabia al 21esimo minuto di Carmine, ma un grave errore del portiere del Padova Colombi, quindi Padova 1 Juve Stabia 1. 24 minuti e mezzo, Padova 1 Juve Stabia 1, il pareggio dei campani al 21esimo, un tiro da molto lontano di Vitale, almeno 30 metri, il portiere del Padova Colombi è partito con grave ritardo, è riuscito solo a ribattere proprio tra i piedi di Di Carmine, il più veloce di tutti, è facile per il centravanti della Juve Stabia l'appoggio in rete. Juve Stabia così sull'1-1 un paio di minuti dopo essere rimasti nel 10 per l'espulsione di Martinelli. Padova che ora cerca di attaccare, poco fa la rovesciata dai 5 metri di Pasquato è finita sul fondo e ancora adesso si sta combattendo a metà campo, il fischio dell'arbitro, il gioco fermo, 25 minuti e 10, Padova 1 Juve Stabia 1. Studio. Stanta la restante parte della ripresa, Lanciano 2 Crotone 0. Il 2-1, scusami, il 2-1 del Padova, Pasquato al 43esimo minuto, Padova 2 Juve Stabia 1, a te. Grazie Matteo, 2-1 per il Padova, siamo entrati nel primo dei 5 minuti di recupero, dalla 43esimo il nuovo vantaggio della Padova. Padova tutto in attacco, un'azione di fisico di Cuffa che ha messo in mezzo un pallone, la difesa non è riuscita a liberare, è finito sui piedi di Pasquato appostato sul vertice sinistro dell'area piccola, il tiro di prima intenzione imparabile per Calderoni e Padova di nuovo in vantaggio. Poco prima anche una rete annullata alla Padova, una gran bella azione di vantaggiato che si era girato di forza in area, peccato che poco prima vantaggiato avesse colpito con un braccio, si era messo giù il pallone con un braccio in area. 46 minuti trascorsi, Padova 2 Juve Stabia 1, linea Brescia. Qui mancano appena 10 secondi, il risultato è Padova 2 Juve Stabia 1, il pallone tra i piedi e fischia l'arbitro e la partita è finita. Padova batte Juve Stabia 2-1, le reti di Melchiorri nel primo tempo, poi Di Carmine il pareggio e alla fine è Pasquato al 43esimo del secondo tempo. Padova che supera la Juve Stabia in classifica e adesso i campani sono ultimi, a te.